Una riflessione sulla condizione carceraria rivolta al mondo della scuola. Oggi al PAN numerose scuole superiori hanno partecipato all'incontro sul tema Persone non numeri, promosso dall'assessorato alla scuola ed istruzione in collaborazione con il garante dei detenuti della regione Campania. Perché i ragazzi sono molto recettivi rispetto agli adulti. Con loro è più facile parlare, se uno sa parlare con il loro linguaggio, è più facile farsi ascoltare e farsi comprendere. Io ho già fatto delle iniziative nelle scuole e sono state scuole e scuole a chiamarmi per conoscere questa realtà che viene sempre citata così, ce ne sono 60.000 detenuti, si sono uccisi 188 detenuti in 3 anni. Ecco, noi con loro parlando facciamo capire che ci sono delle vite alle volte colpevoli, alle volte travolte da uno stato di cose che li ha portati su quella strada, ma che comunque sono delle vite che meritano dignità, meritano comunque rispetto. Io dico sempre, la magistratura si trova davanti dei colpevoli, dei rei, il carcere riceve delle persone, e questa è la differenza. Durante la giornata di sensibilizzazione si sono succeduti racconti e riflessioni sulla condizione dei detenuti ed hanno raccontato la loro personale esperienza il vice capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Francesco Cascini, Tommaso Pelliccia del Consiglio Direttivo dell'Associazione Il Carcere Possibile, Domenico Ciruzzi, presidente della Camera Penale di Napoli ed il regista Gaetano Di Vaio, anche con un estratto del suo film Il loro Natale. Mi sono detto, chi mi dava il diritto di privare soprattutto mio figlio, quindi un figlio della mia presenza? Poche volte i ragazzi si rendono conto che dietro quei numeri ci sono delle persone che vivono in condizioni inenarrabili e che rischiano da colpevoli di essere trasformati in vittime. La cosa importante è che ci si rende conto che la soglia che divide la normalità dal rischio di sbagliare è una soglia molto sottile e molti si trovano a vivere in condizioni terrificanti nelle carceri per aver fatto uno sbaglio. Ora questo sbaglio non può diventare una condanna a morte e quindi contro i suicidi, contro l'inciviltà e l'invivibilità vogliamo mobilitare le scuole, che però devo dire hanno risposto con grandi numeri e con grande interesse.